Salgono a sette le vittime trovate tra le macerie di Ravanusa, dove sono state collassate le palazzine tra le vie Trilussa, Galilei. Avvenute in una tranquilla notte di sabato sera, la causa è dovuta a una fuga di gas metano che ha colpito ben quattro palazzine in un'area estesa di circa 10.000 metri quadrati. Un vero e proprio scenario apocalittico, quello che si è visto a Ravanusa, dove i detriti delle esplosioni hanno colpito un intero quartiere. Prontamente le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco in testa, la protezione civile, si sono mobilitati per cercare di trovare persone che probabilmente erano ancora vive. Al momento sono state solo due, Rosa Carmina e Giuseppina Montana, mentre i corpi ritrovati poche ore fa sono quelli di Giuseppe Carmina e Selene Pagliarello, in attesa di un bimbo, che sabato sera erano andati a trovare i genitori di Giuseppe, abitanti nella palazzina scoppiata in via Galilei 8, Angelo Carmina e Selene Zagarrì. Tra le macerie ritrovati anche i corpi di Angelo Carmina, suocero di Selene e papà di Giuseppe. Tra le vittime anche il professor Pietro Carmina, noto professore di Ravanusa, molto conosciuto, e l'infermiera di Canicattì, calogero Gioacchina Miracori, che si trovava in compagnia appunto del marito calogero e il figlio Giuseppe. Intanto ieri sul posto il procuratore di Agrigento Patronaggio per un sopralluogo e un summit, l'apertura ufficiale di un'inchiesta, un vertice quindi al comune con una conferenza stampa dove erano presenti anche il presidente della regione Nello Musumeci, che prontamente allertato dal parlamentare regionale locale Giusi Savarino ha inviato sul posto il responsabile della protezione civile Salvo Cocina. Alla conferenza erano presenti anche Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, il comandante dei carabinieri Vittorio Stingo, il prefetto vicario Elisa Vaccaro, tanto il lavoro svolto anche da parte del sindaco Carmelo D'Angelo, che ininterrottamente ha seguito i lavori di recupero delle vittime, provvedendo anche al coordinamento necessario nel territorio novalsano. Molta anche la solidarietà di tanti sindaci del posto presenti. Questa tragedia che ha colpito la città di Ravanusa, purtroppo, come sapete, sono crollate a seguito di una esplosione delle palazzine, sono stati dei morti, ci sono ancora dei dispersi, però io voglio ringraziare l'ingegnere Curcio, il capo della protezione civile, il presidente della regione siciliana, le forze dell'ordine, il colonnello dei carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile regionale, tutte le forze dell'ordine, perché abbiamo apprezzato ieri sera un intervento sinergico ed immediato che sta consentendo di soccorrere le persone. Speriamo che nel corso della giornata riusciamo ad essere fortunati, come siamo stati ieri sera con le prime due persone che sono state estratte, che erano ancora vive, e speriamo che anche oggi tra le sei persone che ancora sono sotto le macerie ci sia qualcuno ancora vivo. La macchina dei soccorsi è stata importante per la nostra cittadina, per l'intervento immediato che ha fatto. Per questo io vi ringrazio, e oggi averti qui è il segnale. Ieri ho ricevuto immediatamente la telefonata del capo della protezione civile, la vicinanza del governo nazionale e del governo regionale. Questa vicinanza mi auguro che rimanga anche nei prossimi giorni, perché ci sono famiglie che sono distrutte, ci sono persone che hanno perso i loro cari, e queste persone meritano l'attenzione oggi che è successa questa tragedia, ma la meriteranno anche nei prossimi giorni, perché la loro vita sarà segnata per sempre, come per sempre sarà segnato questo ricordo per la nostra comunità.